Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Buongiorno, adesso si sente? Qualcuno asserisce? Va bene. Possiamo cominciare, indipendenti ambasciatori della sostenibilità. Siamo proprio nel cuore di questi 3 giorni del Salone della Responsabilità Sociale e entriamo in un argomento che è direttamente collegato sia alla vita delle aziende sia alla realtà appunto della solidarietà e della sostenibilità, e quindi entriamo in una maniera molto concreta nel cuore del problema, nel cuore dei temi di questo salone, che vuole appunto richiamare alla necessità e alla appunto responsabilità delle persone e quindi anche di tutti i lavoratori, i dipendenti, i collaboratori, possiamo chiamarli in tanti modi, ma sappiamo chi sono, siamo in fondo tutti noi in qualche modo. Quindi parliamo delle organizzazioni, parliamo dell'impegno di ciascuno nelle organizzazioni, parliamo delle possibilità di avere dei collegamenti. Il dottor Beda concludeva l'intervento precedente sollecitando i rapporti appunto tra profit e non profit. Queste possono essere delle occasioni appunto per cui l'azienda con tutti i collaboratori può partecipare ad iniziative esterne, ad iniziative interne o esterne, per rispettare anche in qualche modo, per avvicinare gli obiettivi di sostenibilità. E io presento le persone chiedendo magari uno per uno anche che un po' di spiegare in un minuto che cosa fanno nella vita, perché sono qui. Cristina Falcometà, responsabile comunicazione interna ed eventi di Banco BPM. In un minuto. Una bella sfida. No, poi dopo. Intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti, sono Cristina Falcometà, come ha anticipato il dottor Fabi, responsabile della comunicazione interna e degli eventi del gruppo Banco BPM. Parto proprio dal titolo di oggi, dipendenti ambasciatori della sostenibilità, a cui voglio aggiungere la parola non solo, perché per chi come me fa comunicazione interna da così tanti anni, credo che questa dichiarazione non sia altro che il pensiero più comune, costante, continuo e naturale che accompagna chi fa il mio mestiere, proprio perché abbiamo la consapevolezza del ruolo cruciale e determinante che i colleghi e le colleghe hanno nella costruzione di un valore da restituire ai nostri territori, alle nostre comunità e nel raggiungimento di quella stabilità, di quella solidità che rappresentano poi il successo di ogni azienda. Il gruppo Banco BPM infatti fin dalla sua nascita, spendo due parole, siamo nati nel 2017, ha scelto di intraprendere una strada, un percorso a dimostrare quanto si debba e si possa far sì che la sostenibilità diventi parte non soltanto del modello di business e del modello operativo, ma anche, direi soprattutto, della cultura organizzativa aziendale e del sistema valoriale identitario di ciascuna azienda. Perfetto, Banco BPM appunto è una banca nata nel 2017, però nata dalla fusione tra Banca Popolare di Milano e il Banco Popolare, è una realtà, una delle più grandi realtà bancarie italiane, diffusa un po' su tutto il territorio, quindi sarà molto interessante vedere poi come si traduce il vostro impegno in questa prospettiva. Luca Negri, direttore generale di Unicalce, forse Unicalce bisogna anche di due parole per spiegare che cos'è. Assolutamente sì, buongiorno a tutti e benvenuti. Luca Negri, sono direttore generale di Unicalce dal 2021. Unicalce è una società che l'anno scorso ha compiuto 100 anni, è il principale produttore di calce in Italia, con una quindicina di siti in tutta Italia, come dico, da Cuneo a Taranto, quindi proprio lungo tutto lo stivale. Siamo un'azienda industriale, quindi industria, come dire, definita a volte pesante, nel senso che siamo azienda estrattiva, gasivora, energivora, hard to abate, nel senso che abbiamo delle alte emissioni di CO2 di processo, quindi inevitabili. Siamo molto coscienti di questo e quindi cerchiamo di fare al meglio il nostro lavoro con un piano pluriennale con decine di milioni di euro di investimenti allocati. Ho dimenticato di dire l'azienda, fattura circa, come dimensione, giusto per darvi un'idea, essendo meno famosa, circa 200 milioni di euro con 500 persone dislocate in tutta Italia. E come dicevo, l'aspetto ambientale e dell'impatto ambientale per noi è molto importante, è intrinseco, è collegato con l'aspetto, col piano industriale, con gli aspetti economici e finanziari, e direi che è fondamentale per noi per fare il passo da un punto di vista di tutte le tematiche relative alla sostenibilità è la centricità delle persone nel capire cosa siamo a fare,
come dico, in inglese dicono il purpose, cosa ci stiamo qui a fare, qual è il nostro obiettivo, facciamo degli oggetti essenziali che servono per materie prime essenziali che servono per tutte le industrie principali, dalla siderurgia all'energia e quant'altro, quindi il cuore veramente del tessuto industriale italiano e non solo. E, per mettere le persone al centro va condiviso questo obiettivo comune e in modo che ognuno possa percepire quello che è il proprio ruolo e quello che può essere il proprio contributo. Ottimo, grazie mille. Luca Lanetta, Poste Italiane, è un po' più grande, un po' più conosciuta, ma ovviamente con pari dignità. Quindi, poi tra l'altro in questo periodo siete su tutti i muri, su tutte le televisioni, quindi però entriamo un po' nel qual è il suo compito come responsabile sviluppo Talent Change Management Digital HR di Poste Italiane. Sì, sì. Quindi mi occupo della valorizzazione delle persone, una sfida molto grande, essendo poi Poste il primo datore di lavoro italiano con 120.000 dipendenti, quindi potete immaginare quanto sia complesso, no, portare avanti questa sfida, ma io credo che noi ci stiamo riuscendo veramente bene. Il titolo oggi è Contraddizioni. Se dovessi dire a chi non conosce Poste Italiane oggi, cos'è Poste Italiane oggi? È un grande operatore che cerca di connettere, quindi superando tutte le contraddizioni e cercando di unire nell'ottica dell'inclusività diversi business al servizio del paese. Siamo un'azienda sistemica in grado di operare sia nella logica fisica che nella logica digitale, sia nella logica di profitto che nella logica sociale. Ci sono diverse iniziative che si stanno portando avanti che lo testimoniano e che magari sulle quali poi potremo entrare più in dettaglio. Sicuramente citavamo il purpose, il nostro purpose, il nostro scopo è la guida di quello che noi stiamo facendo anche nell'ambito della gestione e sviluppo risorse umane. Il nostro scopo è quello di favorire lo sviluppo economico del paese in ottica sostenibile, utilizzando l'innovazione al servizio della sostenibilità per favorire la coesione sociale, quindi una totale immersione nel tessuto economico e sociale del nostro paese. L'obiettivo è di essere un servizio pubblico, in cui ovviamente servizio pubblico vuol dire che profit e non profit devono andare a braccio. Manuela Ronchi, People Experience Manager di Wurst Italia, è venuta da Bolzano, da voi, tutto bene? Ha affrontato il maltempo? No, tutto bene da una napoletana trasferita in Alto Adige, quindi grande esperienza culturale. E buon pomeriggio a tutti e a tutti. E People Experience Manager, quindi job title pieno di inglesismi che setta tanto in alto quelle che sono aspettative di collaboratori e collaboratrici all'interno di un'azienda tedesca che in Italia commercializza prodotti e sistemi del fissaggio e del montaggio. Quindi siamo, diciamo, i partner di riferimento per gli artigiani e tutti quelli che lavorano nell'ambito dell'edilizia, dell'automotive, dell'industria. E all'interno di People Experience presidio quelle che sono attività di employer branding e quindi molto spesso sono colei che spiega magari alle nuove generazioni che non siamo né quelli dello yogurt né quelli di Wüstel, trattandosi di un brand nell'ambito B2B. Anche perché le chiavi inglesi sono poco digeribili. Esatto. Mi occupo di tutto ciò che riguarda appunto engagement dei collaboratori, lavorando in sinergia con quella che è la funzione corporate communication, e poi attenzione a tutte le dinamiche di sostenibilità sociale, quindi diversity, equity ed inclusion piuttosto che people care. Quindi poi magari dopo possiamo andare un po' più nel merito. No? Ma che dimensioni ha l'azienda? C'è un nucleo centrale? Poi noi siamo 4.000 collaboratori e collaboratrici in tutta Italia. Egna, provincia di Bolzano, è l'headquarter. Abbiamo un'ulteriore sede a Capena, quindi Roma Nord, diciamo lo zoccolo duro rappresentato da colleghi e colleghe che si occupano di vendite di retail, quindi di 4.000 circa 2.800. Grazie. Prego. Rossella Seragnoli, comitato di indirizzo della Fondazione IDP, direzione del personale. Grazie, sì, questo è uno dei miei cappelli. Io mi prendo cura di tanti tipi diversi di persone. Oggi sono qui per rappresentare IDP, Associazione Italiana per la Direzione del Personale, che è un'associazione che ricomprende quasi 5.000
professionisti, HR manager, chiunque operi nell'ambito delle risorse umane e voglia migliorare il rapporto, la relazione tra lavoro e persone. Un'emanazione di questa associazione è piuttosto recente, un paio d'anni fa, è questa fondazione Lavoro e Sostenibilità, che vi dà proprio idea del focus che vogliamo mettere, che ha come obiettivo quello di eliminare gli sprechi di motivazione, gli sprechi intesi in senso proprio sociale, no? Raggiungere e fare pace con il lavoro, questo è un po' il nostro obiettivo. Ho anche altri ruoli, ovviamente mi occupo di circa 250 persone in un'azienda che produce nastri trasportatori con alcune sedi in Italia, che fa parte di una multinazionale, si chiama Mega. Mi occupo anche di un ragazzo di 20 anni, studente, e di un marito, quindi ho veramente tanti cappelli, quindi vi parlerò, ho un osservatorio abbastanza ampio. Cercheremo di focalizzare almeno sì. Un tema, grazie. Silvia Torselli, Head of Winning Solution di Jointly. Grazie. Jointly è nata 10 anni fa come startup a vocazione sociale e la nostra missione è quella di raccogliere le sfide del mercato del lavoro e di generare un impatto positivo sul benessere delle persone, delle organizzazioni, delle famiglie e del territorio. Noi siamo piccolini rispetto ai presenti, nel senso che siamo 70 persone, ma lavoriamo in rete con centinaia di altre organizzazioni, essendo noi una società di servizi, con i quali collaboriamo in sinergia per creare soluzioni di corporate well-being a tutti gli effetti. Io quindi ho il cappello sia, diciamo, della persona che all'interno di Jointly si occupa dell'innovazione, sia, diciamo, come esito anche di tutte le ricerche che portiamo e tutti i progetti che realizziamo a nome, insomma, delle diverse aziende che con noi collaborano. Ottimo, sarà interessante sentire la seconda parte. Susanna Venisti, Corporate Sustainability Expert di Agos. Buongiorno a tutti, è una bella occasione di confronto. Sì, in Agos sono Corporate Sustainability Expert. Agos è una società finanziaria che opera nel mercato del credito al consumo. Siamo circa 2000 persone e poiché il business lo sviluppiamo sia attraverso canali B2B che canali B2C, abbiamo parte di queste persone, di colleghi che sono poi sparsi su tutto il territorio italiano, e questo è un tema che poi aggancia a quelli che è proprio la tematica di oggi. Certo. No? Abbiamo bisogno di avere ambasciatori della sostenibilità sul territorio. E, quindi è fondamentale portare a bordo su tutte le tematiche, quindi non solo quelle economiche, ma anche le altre dimensioni della sostenibilità, tutti i dipendenti per poi poter raggiungere insieme quelli che sono gli obiettivi. Sarà interessante sapere quali strumenti si usano per raggiungere i dipendenti, per motivarli, per renderli partecipati. Allora io comincerei questo secondo giro un po' più nel merito con Luca Lanetta, cominciando appunto facendo, prima abbiamo fatto un ordine alfabetico quasi, adesso vediamo di fare un giro di tavolo, anche perché appunto bisogna lanciare dei messaggi sintetici, lanciare dei messaggi sul fatto che questo di cui parliamo non sono solo gli slogan ma sono delle cose concrete, e lanciare dei messaggi è un compito essenziale delle Poste. Sì, sì. Dunque, noi siamo partiti da un presupposto che la sostenibilità è il nostro modello di business, ma non può essere portata avanti soltanto dalla struttura organizzativa fatta di manager che con competenza, con un orientamento strategico molto chiaro e totalmente, diciamo, orientato alla sostenibilità, potessero essere sufficienti per poter diventare un'azienda pienamente sostenibile. Crediamo che se tutte le persone adottano dei comportamenti sostenibili, allora possiamo davvero arrivare a definirci un'azienda sostenibile. Per questo abbiamo promosso delle iniziative che partono da un assunto: tutti noi valiamo molto di più del ruolo che ricopriamo, e a questo punto, avendo una chiara strategia fatta dagli 8 pilastri della nostra sostenibilità, abbiamo chiesto a tutte le persone di essere parte attiva, non soltanto partecipando ad eventi di comunicazione, di formazione, ma costruendo delle soluzioni che si affiancano a quello che il management porta avanti. Sono soluzioni portate avanti dalle persone, identificate dalle persone, che poi si coagulano in dei team che portano avanti poi nei 3 mesi, come farebbe una startup, quell'idea e quella soluzione che è pienamente in linea
con i nostri principi di sostenibilità, di diversità e inclusione, valorizzazione delle persone, valore del territorio. Quindi l'assunto è, si impara e si diventa sostenibili facendola, la sostenibilità. E quindi in questo modo le persone, lavorandoci, essendo misurate sulla loro capacità di creare valore, diventano consapevoli. E in fondo questo è quello che noi vogliamo portare avanti. Portare avanti un programma che consenta a tutte le persone di essere consapevoli che il loro impatto e il loro contributo, anche se uno, diciamo, consegna le lettere, fa il portalettere, se ha lo sportello, se fa un lavoro di back office, tutti possono avere un impatto e hanno un impatto attraverso le scelte che fanno nel quotidiano. E ripeto, il messaggio l'abbiamo voluto portare avanti chiedendo alle persone di attivarsi. Qualche numero: in 3 anni che abbiamo portato avanti questa piattaforma abbiamo raccolto 2500 idee da parte delle persone, 1000 ambassador si sono mossi per poter portare avanti queste iniziative. Tantissime idee sono state implementate perché la concretezza è il segno distintivo di questa iniziativa che noi chiamiamo Insieme, ed è quindi, diciamo, solo nella misura dell'impatto che questa idea è portata avanti dalle singole persone che poi si ha questo effetto. E quindi le persone si sono misurate nel dire: ok, ma io credo che noi dovremmo cambiare il nostro modo di comunicare, di fare le procedure, essendo più orientati a coloro che hanno problemi di dislessia. Prendiamo la certificazione. Questa iniziativa, questo programma di sostegno, come se fosse un venture capitalist, ha sostenuto questa idea, ha messo a disposizione idee, metodi, strumenti, e noi stiamo lavorando in questa direzione, avendo per ciascuna di queste idee una chiara metrica di quelli che sono gli impatti di creazione di valore condiviso. Ci sono idee bellissime e semplicissime, come ad esempio quella di chi l'anno scorso ha deciso di attivare un pezzettino di economia circolare riciclando le 30.000 scarpe dei portalettere che ogni anno devono essere sostituite, e da qui creare le mattonelle per i parchi giochi dei bambini, quelle, tanto si tratta di plastica, attivando una collaborazione con la società che fa questo sul piano del riciclo. Ma parliamo anche di iniziative totalmente digitali, come i tutorial per non udenti sulle nostre app e sul nostro sito, che si affiancano agli altri tutorial per poter utilizzare al meglio i nostri device. Quindi, e così ce ne sono centinaia. Quindi un tratto distintivo che è questo. Quindi una iniziativa della sostenibilità che partono dal basso, più che rispettare appunto una direttiva complessiva. Ma che cosa motiva le persone a impegnarsi in questa prospettiva? Dunque, questo è un tema interessantissimo perché molti ci suggerivano di introdurre delle forme di reward, quindi riconoscimenti meritocratici, salariali, di qualsiasi tipo. Noi invece abbiamo creduto che attraverso una campagna importante di comunicazione e di condivisione di quello che è l'obiettivo, del perché noi stiamo qui e perché stiamo facendo questo servizio, si potesse raccogliere ugualmente una grandissima partecipazione. Certamente contiamo sul fatto che le nostre persone hanno un senso di attaccamento e di consapevolezza già molto alto, però tuttavia abbiamo motivato soltanto parlando del fine e non riconoscendo delle cose. Poi certamente partecipare a queste iniziative è particolarmente formativo perché si imparano metodi di lavoro, si conoscono trasversalmente colleghi con i quali non si è mai lavorato, si ha l'occasione, pur facendo lavori molto operativi, di confrontarsi con prime linee aziendali, capi di visione con i quali confrontarsi nel merito della propria idea che è stata portata all'attenzione del management. Quindi possiamo dire che c'è una sensibilità verso questi temi anche da parte dei dipendenti, un po' sollecitati, ma comunque che poi rispondono positivamente. Le abbiamo aperto la possibilità di dire la loro. Perfetto. Ecco, Luca Negri, Unicalce appunto è un'azienda, come ha spiegato, che fa calce, che fa strumenti pesanti, fa cose materiali. Metallo pesante. Invece la sostenibilità è una categoria dello spirito, in fondo. Quindi come mettere insieme la materia e lo spirito? È stato già citato chiaramente il coinvolgimento delle persone, l'aspetto fondamentale. Quindi tralascio la descrizione di tutto quello che è la parte
diciamo, specifica del nostro lavoro. Siamo chiaramente una società certificata dal punto di vista della sicurezza, dell'aspetto ambientale, dell'energetico e quant'altro, e proprio lo spirito anche delle normative parte dal miglioramento continuo che nasce dal basso, quindi dai team di lavoro, no? Quindi questa è una cultura fondamentale che, diciamo, è in tutti gli aspetti manifatturieri e industriali. Noi ci siamo trovati, e quindi porto invece questo esempio che è un po' più sul soft, con il responsabile del personale, con una sfida che era quella di lanciare un programma di welfare, quindi un aspetto di anche di impatto sociale per le persone che lavorano con noi, con una sfida che è l'eterogeneità, nel senso che abbiamo all'interno di, siamo pochi, per tutto sommato rispetto ai numeri, siamo in 500, come dicevo, da Cuneo a Taranto, con anche figure professionali dal PhD in chimica o l'ingegnere meccatronico all'operaio semplice, operatore di una pala meccanica. Quindi capite bene che mettere insieme, calare dall'alto, ad esempio, un programma di welfare che fosse interessante per tutti era molto molto difficile. Abbiamo fatto esattamente il contrario, abbiamo capito che ascoltare le persone, quindi capirne i bisogni, era l'aspetto fondamentale. Sappiamo tutti che impariamo soprattutto ciò che facciamo, ciò che sperimentiamo. E quindi abbiamo portato le persone a coprogettare con noi dei programmi di welfare, proprio partendo dai fabbisogni, dai bisogni primari delle persone, anche in qualche caso dei nostri collaboratori, ma anche delle comunità che erano intorno. E questo per me rimane fondamentale, perché ciò che è coprogettato, ciò che è costruito insieme, e poi ciò che viene adottato, e lo stiamo vedendo nei numeri, perché il tasso di adozione rispetto dei pacchetti welfare è molto alto. Almeno ho esperienza di gruppi industriali, aziende industriali, ritengo che siamo su dei livelli sicuramente interessanti. Viceversa, storicamente c'è sempre stata un po' una ritrosia, no? una preferenza di monetizzare, no? Anche in trattativa di secondo livello, proprio monetizzare un beneficio. Invece questo fatto di coprogettare e di costruire qualcosa che fosse sentito effettivamente come di interesse per le persone e per le comunità intorno ci ha portato a fare un qualcosa che abbiamo addirittura celebrato in un cosiddetto welfare day. Quindi abbiamo messo insieme un po' di persone da tanti stabilimenti e da tante aree geografiche, e è stato molto bello dal mio punto di vista la condivisione, no? Condividere alcuni poi valori fondanti che poi nell'eterogeneità e nella diversità dei vari ruoli e delle varie aree geografiche ci fa ritornare a quel dobbiamo fare delle cose che sono probabilmente meno soft di altri, ma dobbiamo farle bene nel rispetto dell'ambiente, ma anche nel rispetto pieno delle persone che lavorano con noi. Quindi mi sembra di capire che negli anni la sua sensazione che stia crescendo anche da parte, appunto, dei collaboratori, questa sensibilità, questa volontà di partecipare anche ad iniziative non strettamente legate alla materia, appunto. Assolutamente sì, la vivo da genitore di due ragazzi di 19 anni che sono il mio stimolo quotidiano nel fare cose in questo senso. E quindi c'è questa anche osmosi, secondo me c'è questa una forte osmosi generazionale anche all'interno della nostra popolazione. Abbiamo storicamente un'azienda con una grande storicità, con una grande retention, quindi tende ad avere una popolazione, no? di una certa anzianità anche anagrafica, che viceversa a casa ha diversamente giovani, insomma. Esatto, che ha effettivamente stimoli da parte di figli e nipoti verso qualcosa che è intorno a noi tutti i giorni. Grazie mille. Cristina Falcometà, Banco BPM. Banco BPM, ho detto, nasce dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. Popolare sono un po' le radici di queste due banche, nel DNA di questa, della vostra realtà, quindi di essere vicini ai territori, di essere vicini non solo con la finanza, ma anche con cose
operative. Voi fate 525 iniziative, magari ne, assolutamente, ne presentiamo sì. un paio. Sarebbe bello raccontarle tutte, ma il tempo è tiranno. Mi voglio concentrare su due in particolare, ma prima consentitemi di fare un piccolo passo indietro. Vorrei proprio sottolineare la consapevolezza che proprio anche in virtù delle nostre origini cooperativistiche, come giustamente ricordava il dottor Fabi, ci ha sempre guidato. La consapevolezza di quanto possa essere forte e potente un messaggio diffuso da 20.000 persone, queste sono oggi le persone che lavorano in Banco BPM, rispetto a quello che può fare un messaggio che parte da un singolo ente o da una singola istituzione. Questo accade per una questione molto basica, per il principio del trust, della fiducia, che è molto più semplice che si sviluppi tra persona e persona, piuttosto per un processo proprio di identificazione, piuttosto che tra persona e istituzione. Quindi noi, consapevoli da sempre di questa cosa, siamo partiti fin da subito con il nostro programma ESG, portando a bordo le colleghe e i colleghi, non soltanto condividendo, sensibilizzando, informando, ma proprio per renderli parte attiva. Cito due progetti su tutti, poi se riesco anche un terzo che mi sta molto a cuore. Il primo progetto si chiama ESG Ambassador e ci siamo chiesti come costruire una cultura della sostenibilità che diventasse sempre più parte anche del nostro modello di business, e la risposta è stata la formazione. In primis era fondamentale dare ai nostri colleghi e alle nostre colleghe tutti gli strumenti, gli skill, i tecnicismi adatti per diventare dei punti di riferimento non soltanto in azienda ma anche sui nostri territori. E lo abbiamo fatto avviando ovviamente a quattro mani con le risorse umane, con la struttura Academy, formazione, diversity e inclusion, con cui lavoriamo tantissimo, dei percorsi formativi che hanno coinvolto, pensate, praticamente la quasi totalità delle persone oggi, perché abbiamo coinvolto 18.800 persone per un totale di 16.400 ore di formazione sui temi della sostenibilità. Ma non ci siamo fermati, abbiamo fatto di più. In collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore abbiamo ideato e progettato un master di alta formazione che abbiamo proprio voluto chiamare ESG Ambassador e che ha visto coinvolti 100 colleghi che abbiamo selezionato delle strutture centrali proprio affinché diventassero i nostri focal point. È un programma ambizioso che chiaramente ci impegniamo a portare avanti anche per il prossimo anno. Il secondo progetto è un progetto a cui sono molto affezionata perché l'ho proprio visto nascere, ed è il progetto di volontariato in azienda, che noi abbiamo chiamato Volontariamo, dove chiaramente il finale amo rimanda al concetto di amore per il prossimo, di restituzione. E, è un progetto che ha preso forma prima partendo da Milano, da Verona, che sono le nostre due sedi storiche, per poi estendersi in tutta Italia, e che coinvolge i colleghi a partecipare e a donare quindi delle ore, delle giornate di lavoro, partecipando a iniziative di volontariato. Devo dire che tra tutti i progetti che da 8 anni promuoviamo, questo è in assoluto quello che, quando noi postiamo sulla nostra intranet aziendale il carousel per fare il contest, va sold out, ma vi dico non in qualche ora, ma veramente in pochissimi minuti, ed è da 8 anni così. Ci sono colleghi che si sono misurati per la prima volta con un'esperienza di volontariato e per poi scegliere che facesse parte proprio della loro vita o rifarlo in tutte le occasioni che abbiamo dato loro. Cito delle iniziative, per esempio abbiamo realizzato, dei colleghi hanno prestato voce per realizzare 3 audiolibri a favore dell'Unione, in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Un'altra iniziativa ad esempio è stata quella in collaborazione con l'IPU, con Legambiente e con il WWF, che ci ha portato colleghe e colleghi a partecipare a giornate di pulizia del letto dei fiumi, di parchi cittadini e di oasi protette. Ancora diversa, abbiamo scelto delle associazioni con cui noi chiaramente collaboriamo da anni. È importante sottolineare quanto la nostra rete di fiducia costruita in questi anni è assolutamente utile. Parliamo delle associazioni e delle associazioni no profit, parliamo anche dei nostri comitati territoriali e delle nostre fondazioni. Ricordiamo che il gruppo Banco BPM opera anche attraverso le sue fondazioni, e ci sono colleghi quindi che hanno dato sostegno in associazioni che accolgono donne, bambini e adolescenti che attraversano momenti di difficoltà. E per chiudere
un'altra cosa importante che abbiamo fatto, che vuol dire essere al passo coi tempi e rendersi conto di quello che accade intorno, in occasione di eventi atmosferici, catastrofici come le recenti alluvioni in Emilia piuttosto che in Toscana, abbiamo immediatamente attivato delle giornate di lavoro straordinario affinché i colleghi potessero recarsi, i colleghi principalmente ovviamente della zona di quel territorio, a dare supporto. E non vogliamo chiudere qui, nel senso che stiamo lavorando a un volontariamo con una nuova sfumatura, che è il volontariamo di competenza. Cosa significa? Significa attraverso la nostra Academy dare ai nostri colleghi e alle nostre colleghe sempre più competenze per poterle mettere a fattor comune e condividere con i nostri territori e con le nostre comunità. In particolare l'obiettivo è quello di contrastare la violenza di genere il prossimo anno. Cosa significa? Significa che colleghe e colleghi andranno nelle scuole, andranno nelle associazioni che accolgono donne che attraversano momenti di particolare difficoltà, in particolare vittime di violenza domestica economica, che sappiamo essere un tema, ahimè, anche in Italia, proprio per fare cultura, per insegnare la gestione del risparmio e anche in realtà per mettere a disposizione strumenti concreti come il medio credito. Quindi insomma il nostro impegno continua, e rimanendo nell'ambito del sociale, se ho ancora un secondo, vorrei citare un altro progetto che ci accompagna veramente da sempre, che è il progetto in collaborazione con Avis, in cui chiediamo di donare non soltanto tempo, non soltanto attenzione, non soltanto competenze, ma di donare qualcosa di sé, che è il sangue. Lo stiamo facendo ormai da tanti anni, portando le emoteche fuori dalle nostre sedi principali e consentendo quindi alle colleghe e ai colleghi di poter donare il sangue a supporto, come sappiamo, di una richiesta che è sempre più frequente, sempre più necessaria presso tutti i nostri ospedali sul territorio italiano. Ottimo, le altre 515 iniziative un'altra occasione, però 30 secondi, voi avete una mostra che si è aperta in questi giorni a Milano, mi sembra, sì, allora, perché noi... sostenibilità e anche cultura, come giustamente ha detto. Assolutamente, allora vi invito anzi a venire tutti a fare un giro nel nostro salone centrale di Piazza Meda. La mostra è Tremar d'Amore ed è stata inaugurata in occasione della settimana E Cultura, che come sapete a cui prendono parte le banche italiane e che aprono i propri palazzi, le proprie opere d'arte, arte e tutto ciò che diciamo hanno immagazzinato e hanno avuto in questi anni grazie a dei processi storici che ben conosciamo, perché uno della responsabilità, io credo, maggiore per le banche in particolare è rispettare il ruolo sociale e soprattutto restituire. Anche quindi venite a trovarci. Le banche hanno i sotterranei zeppi di opere d'arte che non ecco mettono... C'è anche una bellissima visita al nostro cavò, però mi sa che questa settimana ormai si è chiusa. Chiudiamo lo spazio pubblicitario, adesso torniamo agli ambasciatori della sostenibilità. Silvia Torselli, Jointly, entriamo nel merito di quello che fate per il bene delle soluzioni di well-being. Volentieri, allora io parto da due dati, un po' di contesto, così poi magari mi seguite meglio nel ragionamento. Allora, il primo riguarda l'engagement sul lavoro. Le persone sono poco ingaggiate, solo il 5% degli italiani si sente pienamente coinvolto, questi sono i dati Gallup del 2023, uno su quattro è demotivato o insoddisfatto, il restante è, diciamo, non coinvolto. Questo porta a bassa produttività, chiaramente alto turnover e poca innovazione. L'altro dato invece è il mismatch che c'è tra il potenziale, diciamo, realizzativo di tutte le iniziative che si fanno a supporto dei collaboratori e con grande generosità da parte delle aziende e quello che poi è percepito. I lavoratori hanno delle esigenze, prima si parlava di ascolto, è da lì che si deve un po' partire. Tre lavoratori su quattro chiedono alla propria azienda un aiuto sostegno anche per la sfera privata. Questo anche perché c'è un tema di valenza sociale che l'organizzazione ormai ha. E questo ha delle implicazioni sull'engagement, che può aumentare fino al 30%, ma prima di tutto ha implicazioni nella comprensione di quelle che sono delle aspettative delle persone all'interno dell'organizzazione. Perché parto da qui? Perché il tema della sostenibilità poggia senz'altro su una generosità, una ricaduta, ma poggia proprio sulla sostenibilità economica. Oggi i lavoratori sono sempre di meno, abbiamo tante generazioni in azienda e le nuove generazioni per entrare in azienda hanno un po' di richieste, diciamo così. Il tema della conciliazione è un tema a loro caro, ma soprattutto c'è un fil rouge fra tutte le generazioni, che è quello del senso. Si ritrovano all'interno di organizzazioni ingaggiate, motivate
anche diventare ambasciatrici o ambasciatori di sostenibilità nel momento in cui i valori e lo scopo sono condivisi e quando trovano all'interno dell'organizzazione una coerenza. Di conseguenza è importante mettere le iniziative e anche i dipendenti all'interno di questa strategia vera e propria per tenerli ingaggiati, per motivarli, ma anche per condividere quello che è lo scopo dell'azienda dentro e fuori dall'organizzazione. Con anche dei punti di attenzione, per esempio. Le nuove generazioni sono molto attente al fatto che si pensi ai caregiver, alle persone anziane, ok? In una logica di economia, direi quasi sociale. Al tempo stesso ci sono nuovi bisogni all'interno delle organizzazioni, magari da mappare, perché poi ogni organizzazione ha la sua peculiarità. Nuovi target di popolazione, i single non sono più gli under 35, sono tantissimi e con tantissime sfumature. C'è un tema anche di tenuta, di contesto, quello che si chiama rete di protezione si è sfilacciata all'interno del contesto italiano, l'organizzazione diventa centrale anche in questo senso. Ecco allora che tutte le iniziative raccontate, anche quelle che racconteremo e che vedremo sempre di più, all'interno di un cappello che ha una vera e propria strategia, non solo di sostenibilità ma anche di tenuta, ha senso implementarla a partire dalle caratteristiche dell'organizzazione stessa. Faccio qualche esempio di ambasciatori veri e propri, di persone che volontariamente, su richiesta chiaramente dall'azienda, hanno deciso di partecipare e coprogettare a quello che magari è un brand di tutte le iniziative a supporto del benessere dell'organizzazione, oppure di un'organizzazione molto molto grande che approcciava, diciamo, il welfare dai primi passi, che ha scelto di trovare nei territori, quindi con le specificità tipiche delle loro realtà territoriali, delle persone che si mettessero a disposizione dei collaboratori, sia in una logica di ascolto e di dialogo, quindi per poter portare le istanze territoriali, ma al tempo stesso poter declinare le iniziative veicolandole e cercando di migliorarle insieme alle persone stesse. Il tema della comunicazione interna e del trasferire i valori e la coerenza è fondamentale, è forse la prima leva di engagement, con il punto d'attenzione che si comunica ormai dentro all'azienda come all'esterno, quindi anche lì conoscendo i canali, conoscendo le leve, conoscendo le proprie persone e anche andando con una modalità, se vogliamo, scalare, modulare, okay, nel tempo, dichiarando che magari oggi si possono incontrare i bisogni di alcuni, si possono far diventare ambasciatori alcuni, domani altri, in una logica di miglioramento continuo e di dialogo. Ecco, si può misurare quanto cresce l'engagement di fronte e attuando appunto delle iniziative sul fronte della sostenibilità? Sì, tendenzialmente diciamo che la strategia dovrebbe proprio chiudersi con la misurazione di impatto è quella ottimale, quindi non solo della ricaduta delle iniziative ma magari anche a livello complessivo che cosa si riesce a dare attraverso queste iniziative, come si trasferisce questo valore. Grazie mille. Susanna Venisti, Argos, entriamo nel merito di quello che fate. Allora, prima di tutto mi ritrovo molto con quello che diceva all'inizio Luca Lanetta di Poste Italiane, perché Argos ha approcciato la sostenibilità nel momento in cui ha voluto strutturare la sostenibilità attraverso un'organizzazione cosiddetta ibrida o comunque diffusa, proprio perché la sostenibilità non può essere un qualche cosa che viene calato dall'alto, ma deve essere un qualche cosa di profuso e sentito da tutte le aree aziendali, e gli obiettivi della sostenibilità non possono essere raggiunti soltanto attraverso la conduzione di un team, di un piccolo team, di una direzione specifica, ma vengono raggiunti attraverso il contributo di tutti. Quindi fondamentale creare degli ambasciatori della sostenibilità in azienda. Attraverso questa organizzazione ibrida noi abbiamo una struttura che coordina e poi abbiamo preso spunto dai tre pilastri fondamentali della sostenibilità, quindi ambiente, social e governance, per andare ad identificare degli obiettivi strategici che vogliamo raggiungere, tra cui la riduzione della carbon footprint, creare un impatto sociale sia interno all'azienda che esterno all'azienda, e creare poi anche parità di genere,
Creando questi obiettivi strategici abbiamo poi cercato di declinare all'interno dei vari pillar le varie iniziative che concorrono al raggiungimento di questi obiettivi. Trasversalmente a questi tre pillar abbiamo creato una community che si chiama Agos for Good. All'interno di questa community oggi ci sono circa una cinquantina di colleghi che si sono... Quindi virtuale? Allora, è sia virtuale che fisica. È sia virtuale che fisica, sono colleghi che si sono candidati a partecipare alle iniziative della sostenibilità. La community ha un obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità sia nell'ambito privato ma anche nell'ambito professionale, quindi ricordando sempre quelli che sono gli obiettivi che ci siamo fissati di raggiungere e creando delle iniziative che vadano a concorrere al raggiungimento di questi obiettivi. Faccio un esempio: l'anno scorso è stato creato un challenge su tutti i dipendenti, mettendo un po' in concorrenza le varie direzioni su dei comportamenti sostenibili come stampare meno, come inviare meno email, mettere magari meno destinatari all'interno dell'email, non mettere allegati ma allegare a cartelle di rete. Quindi attraverso questo challenge diffondere ai colleghi quelli che sono comportamenti sostenibili. Se io metto un allegato pesante impatto maggiormente, quindi produco più CO2, e allo stesso tempo mettendo appunto un po' il gioco, quindi la concorrenza tra direzioni è stato comunque un fattore scatenante del voler partecipare poi a questo challenge. Abbiamo anche iniziative sempre create dalla community, come per esempio il Meatless Day. Il primo lunedì del mese nella nostra mensa aziendale non vengono serviti pasti di origine animale, per una questione etica sicuramente, ma noi la comunicazione l'abbiamo portata sulla questione ambientale, quindi sull'impatto ambientale che allevamenti animali producono, e quindi riconducendo sempre al fatto che noi abbiamo un obiettivo di riduzione della CO2 e che quindi anche il Meatless Day concorre alla riduzione dell'impatto. La stessa cosa per esempio l'abbiamo fatta attraverso la mobilità sostenibile. Ci sono dei comportamenti che vengono dal basso portati verso l'alto perché sono sentiti dai dipendenti, altri comportamenti invece li dobbiamo un po' calare dall'alto perché la sostenibilità ogni tanto è anche un po' scomoda. Quindi chiedere ai colleghi di spostarsi con dei mezzi più sostenibili, di lasciare a casa l'auto o quando devono fare delle trasferte, Milano-Roma è la tipica trasferta, di poter scegliere il treno anziché l'aereo. Beh, la bicicletta sarebbe meglio. La bicicletta sarebbe meglio, sarebbe interessante, un viaggio molto interessante attraverso l'Italia. Ecco, quindi quando dobbiamo promuovere questi comportamenti abbiamo bisogno magari di policy aziendali e quindi di spingerli un po' dall'alto verso il basso. Ma uno potrebbe dire che ci azzecca con il vostro business aziendale. Ci azzecca col fatto che noi ci siamo impegnati a ridurre quella che è la nostra impronta carbone, oltre a quello di accompagnare i nostri clienti, i nostri partner nella loro transizione energetica. Quindi se vogliamo accompagnare i nostri clienti, i nostri partner, dobbiamo essere i primi ad impegnarci nella riduzione della nostra impronta carbone. Quindi attraverso iniziative che arrivano direttamente dalla community riusciamo a portare verso l'alto l'ingaggio, e mentre invece attraverso delle policy o comunque delle comunicazioni continue, ripetitive e periodiche riusciamo poi a ritrasmettere a tutti i colleghi quelli che sono gli obiettivi che ci siamo dati, esattamente come si fa con gli obiettivi economici, perché poi comunque la sostenibilità è comunque business, non siamo una onlus, e quindi... Da 1 a 10 a che punto siete nello sviluppare questi progetti? Ma allora, relativamente per esempio alla riduzione dell'impronta carbone attraverso le trasferte, nel 2023 abbiamo ridotto del 3% rispetto al 2022. Tutti i lunghi percorsi cominciano con un piccolo passo. Ma quindi... assolutamente sì, e ovviamente ogni collega cerca di trasmettere, di influenzare il collega che gli è accanto, e quindi la propagazione attraverso appunto gli ambasciatori è fondamentale. Perfetto, grazie Emanuela Ronchi.
Lo spirito napoletano in un'azienda germanica teutonica come si concilia? Allora, si concilia nel momento in cui Wirtitalia sta attraversando un momento delicato e strategico di cambio di percezione del proprio brand sul mercato, no? Poiché stiamo passando da essere riconosciuti non solo per la qualità dei prodotti che vendiamo agli artigiani, ma per essere anche un brand omnicanale, che quindi l'artigiano può accedere ai nostri prodotti attraverso diversi punti di contatto. Quindi non solo la vendita diretta che era abituata a conoscere l'artigiano, ma anche ad esempio il punto vendita, il negozio piuttosto che l'online. Quindi quando parliamo di sfidare le contraddizioni vuol dire oggi far convivere magari il venditore abituato ad andare dal cliente con la valigia, con i campioni, e quello che magari oggi va dal cliente con gli HoloLens e gli fa vedere attraverso realtà virtuale, realtà mixata, quello che potrebbe essere un Kanban, no? Quindi vuol dire anche accompagnare un cambio generazionale degli artigiani, laddove oggi il figlio del meccanico magari ti compra il prodotto perché ha visto il TikTok o il Reel su Instagram. Quindi ci siamo posti la domanda di come tenere le nostre persone ingaggiate durante tutto quello che era un ciclo, diciamo, di vita del collaboratore in azienda, e ci siamo dati, diciamo, due matrici, no? Un tema era appunto la digitalizzazione, dall'altro lato la convivenza tra le generazioni. Quindi siamo partiti ad esempio con un piano di digital upskilling perché volevamo dare la possibilità a tutti di avere un livello minimo di competenze digitali per individuare anche poi chi potevano essere i nostri ambassador. Da lì siamo partiti anche con una serie di attività di mentoring e di buddy per accompagnare, sempre all'insegna del confronto generazionale, anche nel coltivare quella che era un'attenzione a comportamenti sostenibili, no? E mi aggancio a quello che dicevi, immaginate 2.800 venditori sul territorio per i quali l'automobile è anche un elemento di status, non solo un mezzo per spostarsi da un cliente all'altro, lavorare sul sensibilizzarli che magari possono utilizzare diversi mezzi di trasporto. E analogamente, essendo una cultura aziendale molto concreta e anche molto abituata a vivere uno spirito di competizione, poiché molto, molto pragmatica, abbiamo attivato diverse iniziative che puntavano sulla gamification, e quindi per incentivare comportamenti sostenibili abbiamo lanciato le cosiddette Olimpiadi della Sostenibilità. Quindi abbiamo messo a disposizione di tutti i colleghi un'app attraverso la quale pubblicavamo quotidianamente delle sfide di sostenibilità che toccavano elementi di sostenibilità sociale piuttosto che ambientale, e quindi i collaboratori ogni mattina si attivavano per portare a casa, diciamo, punteggio in maniera tale poi da essere tra i primi in classifica. Quindi all'interno potevi trovare magari usa la borraccia piuttosto che la bottiglietta di plastica, pranza magari ad esempio con un collega di un'altra generazione piuttosto che fai car sharing o carpooling. Quindi, diciamo, secondo noi di Wirtitalia la risposta più efficace è quello di adattarsi a quello che è poi un po' il mindset e la cultura della propria azienda. In questo caso si è dimostrato vincente in Wirt essere pragmatici, quindi partire da piccole cose concrete per fare, diciamo, un level up, no, di consapevolezza di colleghi e colleghe. E l'ambiente esterno percepisce questa vostra volontà? Siete appunto in un ambiente altoatesino, quindi magari un po' particolare. Non so particolare, ecco, non vuole essere né negativo né positivo, però sicuramente è un ambiente un po' diverso da quello a cui siamo abituati. L'ambiente percepisce questa realtà? C'è un rapporto anche col territorio? Sì, diciamo che l'Alto Adige, e lo dico da non altoatesina, quindi magari con un punto di vista esterno, magari su certe tematiche parte anche avvantaggiato, no? È un territorio che ha anche un contesto outdoor che consente alle persone magari di base di vivere comportamenti sostenibili. Molti collaboratori magari che vivono in prossimità della sede magari sono abituati anche a recarsi al lavoro in bicicletta, no? Quindi diciamo che sul territorio magari certi comportamenti ti alzano anche l'asticella, perché ti guardano dicendo promuovi questo, e noi aziende altoatesine, no, siamo già molto più avanti. La vera sfida è uscire fuori dal contesto altoatesino e farti recepire anche dal collega che magari a Egna in provincia di Bolzano ci viene di meno, certo. Quindi è lavorare su quel, diciamo, doppio livello di trasmissione di una purpose.
Perfetto. Rossella Seragnoli, abbiamo visto tanti elementi, tante possibilità dal punto di vista appunto un po' complessivo dei direttori del personale, che bilancio può trarre? Allora sì, sicuramente sono tutte diciamo viste, tutte evoluzioni del rapporto tra la persona e il lavoro che noi abbiamo, di cui ci siamo accorti da tempo, quindi tutte queste iniziative che caratterizzano le organizzazioni, l'attenzione, non sono poi, sono motivate sicuramente da una lungimiranza, una maggior sensibilità, ma c'è dietro anche un puro interesse economico di raggiungere i risultati aziendali, di business, quindi non stiamo parlando di buonismo, no? di filantropia, siamo più che consapevoli che coinvolgere le persone che sono, ogni persona nell'organizzazione può essere un agente di cambiamento, ci porta dei vantaggi anche di, come diceva Silvia, attrarre e motivare. È vero, è proprio vero, le persone oggi si aspettano, hanno delle attese che vengano riconosciute dei loro, i loro interessi personali, anche oserei dire i loro sogni, vogliono essere libere di ritagliarsi l'attività lavorativa, il modo in cui farlo, quindi la creazione di queste figure di ambassador va proprio in questa direzione, è veramente un elemento molto utile. L'altro aspetto, che è sempre in questa logica che definiamo win-win, no? Vincente, è quello di riuscire a coinvolgere ancora di più le persone nel raggiungimento di obiettivi aziendali, anche gli obiettivi di sostenibilità, oggi come oggi sono obiettivi dell'azienda in tutto, e abbiamo portare a bordo le persone nel lavorare per questo, nel metterci passione addirittura, ci permette di raggiungere dei livelli molto alti. Ero ieri, vi dico, ieri sera alla presentazione del patto del buon lavoro presentato da una multi utility bolognese che ha raggiunto un accordo sindacale, hanno 10.000 persone, che è tutto imperniato sulla partecipazione delle persone agli obiettivi di sostenibilità, e hanno creato un indicatore che è il MOL del valore condiviso, sul quale poi si paga anche il premio, fa un preso il risultato. Quindi è veramente, si può addirittura in questo senso portare a bordo anche la parte sindacale. Cose che 10 anni fa erano impensabili probabilmente. Esatto, esatto. E c'è un'evoluzione anche molto veloce, e confermo che sono le stesse persone che abbiamo in azienda, che a volte noi sottovalutiamo nell'essere pronti, preparati, attenti a questi temi, invece lo sono moltissimo. E i primi esempi di ruoli di ambassador li abbiamo avuti classicamente nel welfare, anche le esperienze di cui abbiamo parlato, più rivolte verso l'interno, no? Ruoli informativi, di supporto. Le aziende che rappresentiamo stanno facendo lo sforzo di spostare l'asticella, sia in termini di confini fisici, quindi andare verso l'esterno, ma nel senso anche di prendere dall'esterno, quindi non solo portare esempi, ma anche raccogliere stimoli, ma anche in senso temporale, perché la sostenibilità vuol dire futuro, quindi decidere scientemente di investire tempo, risorse in qualcosa di cui vedremo i risultati solo non nel bilancio dell'anno prossimo, ma fra più tempo. Un esempio vi volevo portare molto concreto, che mi sembra interessante, che è quello di Aeroporto di Bologna, Aeroporto Marconi. Classicamente hanno valutato di creare un team di ambassador della sostenibilità, ma hanno voluto non limitarsi a dare questa, magari una formazione generale sui temi principali, di cosa parliamo. Hanno preso spunto da una prassi della Uni, che sapete che dà delle indicazioni, no? generali su quali sono anche i profili, i ruoli nell'ambito della sostenibilità, in particolare la Uni 109 del 2021, ve lo dico perché me lo sono scritto. E cosa hanno fatto? Hanno realizzato un corso ad hoc per, in questo caso la prima tornata dell'anno scorso erano 15 persone provenienti da tutte le funzioni, che ha permesso loro, dopo un esame, di ottenere la certificazione di SDG Action Manager,
ok, che è uno dei profili definiti da UNI, hanno potuto ottenere anche la iscrizione al registro Accredia. Che ruolo hanno queste figure? Non tanto verso i colleghi quanto proprio verso l'organizzazione, quindi la parte della G di governance, distribuiti nelle varie funzioni aziendali, qualità, operation, sicurezza, saranno le figure che tengono sempre alta l'attenzione, ma non solo, vi dico le attività su cui esplicano questo loro ruolo: applicare gli obiettivi dell'agenda ONU 2030, contribuire sicuramente alla diffusione della cultura, ma anche proprio supportare l'implementazione di azioni specifiche e attivare e gestire processi di coinvolgimento degli stakeholder, soprattutto interni, per tenere alta la barra, misurare e valutare l'andamento dei KPI, quindi è sicuramente un'esperienza molto concreta, che ho valutato molto interessante da condividere con certificata, voi. Soprattutto, certificata, ecco, abbiamo ancora 10 minuti di tempo, io farei un rapido giro di tavolo, che non c'è, comunque un giro tra voi, magari guardando un po' con un po' di spirito critico all'ambiente esterno, che cosa vi... non sono per noi gli applausi, non ancora... Che cosa vi aspettate in un minuto ciascuno che si possa fare, che possa fare la politica, la società, la scuola, qualcosa per portare avanti quello che avete detto, magari superando qualche ostacolo di quello che avete incontrato? Luca Lanetta, un minuto. Ah, un microfono. Certo. Un microfono. Domandone in un minuto. Cosa può fare la società? Io credo che le aziende possono fare tanto, cioè promuovere una cultura della condivisione. Lasciatemi fare questo passaggio soltanto sul piano dei modelli di leadership, mi piace sottolineare questo aspetto, poi ritorno sul generale, perché noi oggi ci stiamo interrogando anche su questo, cioè se dobbiamo riadeguare il nostro modello di leadership al concetto di valore sostenibile, perché i leader oggi devono essere sostenibili. I sistemi di valutazione devono essere orientati a misurare la capacità dei singoli manager di creare valore condiviso. Questo è un aspetto che secondo me per i tecnici, diciamo, delle HR che lavorano all'interno delle aziende è una grandissima sfida, perché sappiamo che le metriche tipicamente sono individuali, no? Gli MBO, i sistemi di MBO sono puntati su questo. Quindi io credo che, diciamo, le aziende possono far tanto promuovendo una cultura della collaborazione. Fatemi dire uno slogan anche a me, diciamo, from ego to eco, credo che questo possa essere, diciamo, una chiave di lettura dei modelli di leadership, e questo si riflette negli obiettivi che le organizzazioni si stanno dando, che sempre più sono orientate a creare valore condiviso. Poste ha lanciato un'iniziativa che si chiama il progetto Polis, che è orientato a far sì che sui 7.000 uffici postali che sono nelle aree interne del paese si possano avere i servizi più tipici della pubblica amministrazione, questo per ridurre il carbon footprint delle comunità locali che invece poi devono spostarsi per andare nei vari capoluoghi ad avere certi certificati, e questo lo facciamo per una grande responsabilità sociale. Quindi credo che se all'esterno delle grandi organizzazioni si sostiene questo movimento, ecco, si farà sicuramente molto bene. Grazie mille, Luca Negri. Allora, anch'io credo molto nel ruolo sociale dell'impresa, quindi piuttosto che aspettare che da fuori arrivi qualcosa, credo che da dentro il mondo dell'impresa può nascere molto. Faccio un esempio molto, molto, molto semplice. Abbiamo molte persone all'interno della nostra organizzazione, tutti noi le abbiamo, che sono già attivi, nel senso che sono già attivi nel terzo settore. Questo è un'Italia da questo punto di vista è fortissima. Dare la possibilità a queste persone di esprimersi al meglio nell'attività lavorativa, nel poter coniugare le due cose, è un qualcosa, a mio avviso, che molto, molto velocemente può fare del bene a tutti, nel senso più esteso possibile del termine. Ottimo, Cristina fa come te. Allora, io mi associo ai due Luca,
nel senso che avevo proprio in mente di dare una risposta molto simile. Credo anch'io profondamente nel ruolo sociale dell'impresa, in particolare delle banche, e credo che la chiave di svolta sia all'interno delle organizzazioni promuovere sempre di più il work-life balance. Se ne parla tanto, ma mai come oggi, in particolare le nuove generazioni ne hanno davvero bisogno. Se noi vogliamo costruire valore e come dire, anche andare sui territori, essere di vero sostegno, di vero supporto, dobbiamo far sì che queste iniziative vengano vissute non come calate dall'alto, ma come appunto spontaneamente, e che vivano di spazi che le persone abbiano la libertà di ritagliarsi compatibilmente con il lavoro che svolgono. Quindi sicuramente work-life balance è la chiave di svolta per promuovere la collaborazione e un'Italia sempre più sostenibile. Grazie mille, Silvia Porselli. Allora, secondo me è importante passare un po' da un approccio reattivo, forse, a un approccio proattivo anche nei confronti delle istituzioni. Ci sono tantissimi temi che possono essere portati a livello anche congiunto, che è condiviso, come si diceva. Non avere neanche timore di avviare delle sperimentazioni, perché se guardiamo, diciamo, tutto nel complesso potrebbe sembrarci tutto molto grande, molto difficile da raggiungere, con tantissimi vincoli, però avviandoci anche nelle sperimentazioni, mettendo insieme anche esperienze come associazioni, pubblico, le aziende stesse, provando anche da piccoli passi a muovere un cambiamento, misurando e portando le evidenze, ecco, diciamo che c'è un contesto, quello dei lavoratori coinvolti, che hanno voglia di contribuire a tutto questo. Il contesto positivo è certamente importante. Susanna Venisti. Mi ritrovo con tutto quello che è stato detto. Per dire qualche cosa di diverso, quello che fuori dalle aziende può essere fatto per aiutare le aziende è aiutare a misurare l'impatto delle iniziative sociali. Sulla parte di impatto delle iniziative a livello ambientale esiste una tassonomia, quindi siamo tutti abbastanza d'accordo sul come si misura l'impatto ambientale che un'azienda può produrre. Sulla parte della misurazione dell'impatto sociale, queste linee guida, queste linee guida ancora non ci sono e potrebbero essere un'area di investimento, certo, per aiutare a misurare l'impatto che si produce. Ottimo, Manuela Ronghi. Eccomi, quoto tutto e aggiungo che è importante mantenere la connessione tra i diversi stakeholder, no? Molto spesso quello che vedo è che ognuno è sempre poi concentrato per forza di cose nel proprio pezzetto, no? Quindi magari la flessibilità, l'agibilità che richiediamo alle nostre persone dobbiamo cominciare ad esercitarla noi con aziende, magari tendendo la mano, no? A quelli che possono essere stakeholder istituzionali piuttosto che universitari, perché poi spesso tocchiamo tematiche di attraction piuttosto che di retention, al fine di poter rendere anche le attività aziendali più concrete per chi ci vive ogni giorno come collaboratore e come persone, diciamo, cittadini sul territorio. Quindi più collaborazione e uniamo i puntini. Ottimo, grazie. Rossella Seragnoli. Grazie, io credo molto nel valore della pubblica amministrazione locale, comuni, città metropolitane, nel loro ruolo che potrebbero avere sempre di più di fare da collettori, di fare network tra tutte le aziende. Non ci sono solo le aziende grandissime, ci sono anche quelle medio piccole, mettendo insieme le realtà piccole e veramente i comuni o le città metropolitane o altri livelli potrebbero essere quel quid che permette la realizzazione di un progetto che altrimenti, certo, si rischia di avere dei deserti con in mezzo un'isola felice con tutto il welfare e quant'altro, ma il resto è nulla. Grazie mille, concludiamo qui. Speriamo che questa tavola rotonda sia stata sostenibile, perché se non fosse sostenibile, quando si parla di sostenibilità, non avremmo fatto il nostro dovere. Io concludo solo citando un grande sportivo che diceva che un talento può vincere una partita, ma solo un gioco di squadra può far vincere il campionato. Grazie mille a tutti e buone giornate.